Lo stress da tecnologie ed il calo di desiderio. Non bastano quindi lo stress, la crisi economica e la stanchezza a far vacillare le certezze del maschio italiano. Ci si mette pure la tecnologia e il cosiddetto multitasking, il sovraccarico di informazioni dovuto alla maggiore facilità d'accesso al sapere, connessione continua alla rete, a cominciare da Facebook e Twitter, sono tutti fattori di rischio che creano disagi e disturbi. Parliamo di tecnostress, lo stress indotto dalle nuove tecnologie che colpisce circa 2 milioni di italiani. Ansia, insonnia, irritabilità, calo del desiderio ed altri problemi sessuali e di relazione sono soltanto alcuni dei sintomi dei tecnostressati. Sono le conclusioni di uno studio condotto da una società di ricerca i cui esperti hanno intervistato centinaia di manager ICT, i quali hanno confessato di non avere tempo per curare il rapporto di coppia. La vita moderna, soprattutto se si ha a che fare con professioni che prevedono l'uso massiccio di tecnologie e di internet, sottopone l'individuo ad un forte stress e lo allontana da due nuclei fondamentali della propria esistenza, la sessualità e l'amore. Il tecnostress infatti causa, tra gli altri effetti, astenia sessuale, il calo del desiderio dovuto all'abbassamento del livello di testosterone, l'ormone responsabile della libido maschile, poco desiderio e dunque meno sesso tra lenzuola, anche per colpa del web. Sotto accusa Facebook e Twitter, secondo uno studio statunitense emerge che il 16% degli uomini soffre di totale assenza di stimoli sessuali nei confronti della partner per via del troppo tempo passato a postare e a twittare, almeno questo è il risultato della ricerca americana. Il tempo trascorso sui social network o a stretto contatto con le nuove tecnologie danneggia inoltre le fantasie sessuali di coppia, portando crisi all'interno della relazione. Per prevenire e combattere il tecnostress sono suggeriti dialogo con il partner, una maggiore socialità, coccole e massaggi. Insomma, per ritrovare il vigore sessuale causato da astenia ci sono validi e testati rimedi naturali e naturalmente staccare la spina al computer, al tablet e allo smartphone.